Siamo al campo sportivo Leon di Caprera di Marina di Camerota, sta per avere inizio il derby tra Marina di Camerota e Palinuro. Inizia in questo momento la partita. Intanto c'è un'azione di Dinca sulla destra, entra in aria, il tiro in diagonale, il palo, e c'è Di Luca che poi mette ancora il pallone verso la porta, difesa da Cappuccio, occasionissima, due occasioni nel giro di pochissimi secondi per la formazione del Pro Palinuro, quando sono trascorsi soltanto un minuto e mezzo di gioco. Dunque prima Florin Dinca dalla destra ha cercato il diagonale colpendo in pieno il palo, poi sulla ribattuta è intervenuto Di Luca che ha trovato però l'opposizione della difesa. E diciamo anche che manca una pedina importantissima a centrocampo, Speranza Simone, che si è infortunato nella partita giocata a San Gregorio Magno, riportato. Intanto vediamo che il Marina in aria e il gol realizzato, vediamo, ci sembra da Esposito se non andiamo errati. Dunque sì, è il 14° minuto del primo tempo, passa in vantaggio il Marina, un tiro in diagonale di sinistro sul quale non è riuscito a intervenire in modo sufficiente Tancredi, e la palla che è terminata in rete. Dunque 14° minuto del primo tempo, passa in vantaggio il Marina, segna Esposito. Fiumarello osserva la posizione dei compagni e poi mette questo pallone verso Esposito. E il tiro di Cusati, 2-0, rete di Cusati quando i minuti di gioco sono 21 della prima frazione, 2-0. Remo centrale della difesa del Pro Palinuro su questo rinvio di testa da parte di Aprea. Marco, si è trovato da solo il giocatore del Marina a calciare tranquillamente, liberamente, proprio sulla linea dell'area di rigore. E tiro forte centrale, nulla da fare per Tancredi. Stiamo aspettando il fischio del direttore di gara che dà via al secondo tempo. Qui stiamo assistendo al derby tra Marina e Pro Palinuro. Ancora Cioceno, lo scambio con un compagno, il tocco di Cioceno per Esposito, Esposito che cade in area e l'arbitro concede il calcio di rigore. L'arbitro era leggermente più indietro del giocatore, ma è stato molto generoso. Ingenuo anche però, il tocco c'è stato, però è stato generosissimo. Spalle, e dunque in questi casi gli arbitri fischiano il calcio di rigore. È pronto Sasà Esposito, è pronto anche Tancredi. L'arbitro che fischia in questo momento, parte Esposito, il pallone che entra in rete, spiazzato Tancredi, e dunque quando sono trascorsi 8 minuti e mezzo della ripresa il Marina si porta sul 3-0, calcio di rigore realizzato da Sasà Esposito sul fallo commesso da Aprea Marco, proprio sul numero 11 della formazione del Marina. E Aprea Alessandro intanto al limite dell'area, ecco Pacetti, mette il pallone in mezzo, il colpo di testa di Dinca, il palo, e poi Greco che ha provato il tiro di sinistra. A colpo sicuro Dinca ha trovato ancora il montante della porta, difesa da Cappuccio. In questo momento finisce la partita, dunque Marina che batte il Pro Palinuro 3-0, le reti al 14° Esposito, 21° Cusati, poi nella ripresa sempre Esposito all'8° su calcio di rigore. Mister Infantino, una bella partita, una squadra decisa già dai primi minuti e praticamente una partita dopo il 20° già chiusa. Sì, come hai detto tu, giustamente l'hai vista bene la partita. Noi comunque sono parecchie partite che stiamo giocando in questo livello, anche domenica abbiamo perso a Canalonga, ma comunque meritavamo minimo il pareggio, anche se poi la partita è finita come è andata. Niente, è una squadra soprattutto giovane, di gente che mi segue, che va in campo determinata a quello che io, le mie direttive, gli dico. E niente, in questo momento sta andando bene, speriamo che fino alla fine. Una vittoria, oltre che il morale, riapre il campionato del Marina, perché facendo i conti con il recupero, con il Vallo Scalo, con quei tre punti il Marina è là in zona playoff a giocarsi il risultato finale. Sì, ma il campionato è livellato verso il basso. Secondo me, tranne il Castellabate, che è una squadra bene attrezzata per vincere il campionato, le altre siamo sulla stessa riga. Noi, il Canalongo, il Palinuro e le altre squadre che stanno lì a un punto, a due punti. Noi cercheremo di arrivare ai secondi, dico la verità, perché il Castellabate è un gradino più alto di noi, quindi non penso di arrivare primo. Vorremmo arrivare nei primi tre posti, secondo e terzo, per giocarci i playoff. Che manca a questa squadra per essere competitiva al 100%?
Ma sicuramente manca un po' di convinzione in più e un po' di esperienza, perché se hai visto la nostra distinta, tanto nel nostro numero 11 e il 10 che sono dell'80, gli altri sono tutti 92, 93, 95, 96, quindi un po' di esperienza in più, un po' di cattiveria agonistica in più. Girolamo De Curtis, una partita vinta col carattere, voi siete entrati in campo più motivati rispetto al Propalinuro e vinta soprattutto secondo me a centrocampo, dove è stata proprio la chiave di questa partita. Penso che la differenza l'ha fatta l'approccio del primo tempo, siamo entrati come hai detto tu molto decisi, sicuri delle nostre giocate e della nostra forza, poi siamo stati anche fortunati perché all'inizio il Palinuro ha avuto un'occasione clamorosa con Dinca e ha preso il palo, però poi siamo stati bravi a legittimare il nostro predominio territoriale e a trovare i gol nel primo tempo che ci hanno spianato la strada per il nostro gioco di rimessa. Ecco, ora potenzialmente Marina è terzo in classifica, anche alla luce del pareggio della squadra del Cannalonga, ha riposato la Vigor Castellabate, ecco c'è la partita da recuperare, quindi un Marina che si proietta dunque verso le parti alte della classifica. Remo, noi abbiamo fatto un passo falso a Cannalonga, forse anche meritato, una partita tosta a Cannalonga dove abbiamo perso per un gol anche in sospetto fuori gioco, però al di là degli errori arbitrali giochiamo partita dopo partita. In casa riusciamo a sfruttare il nostro gioco perché abbiamo il campo largo che ce lo permette, però noi puntiamo a far bene, a scalare più posizioni in classifica, poi vedremo magari nel girone di ritorno quale sarà la nostra posizione e quali saranno i nostri obiettivi. Sottolineiamo anche un altro aspetto, la correttezza di questa partita sia in campo che fuori, questo è un derby che è stato sempre molto sentito, io ho detto che è ritornato ai livelli degli anni 80 e 90, ecco quello che si è visto in campo e fuori è stato davvero uno spot per il calcio. Penso che all'inizio anche l'ingresso con i bambini, poi la coreografia, forse c'erano stati degli allarmismi ingiustificati anche su qualche giornale, però alla fine penso che lo spettacolo sia stato divertente, è stata una bella giornata di sport, poi il risultato ci ha premiato, però complimenti e onore anche al Propalinuro.